la festa, perché la festa di Santa Rita trascina tantissima gente. Mi auguro che attraverso anche la vostra televisione si possa arrivare nelle case, portare una parola di conforto, una parola di solidarietà, una parola di speranza alla Santa degli Impossibili, chiamata così. Abbiamo proprio bisogno di superare certe cose che ci sembrano ovviamente impossibili. Quest'anno abbiamo dato la priorità ai ragazzi della parrocchia, ai giovani, come obiettivo dell'anno, quindi far emergere i giovani della parrocchia. Ecco, questa sera abbiamo voluto dare la priorità proprio a loro, quindi questa celebrazione sarà proprio a numero chiuso, ma abbiamo dato la priorità a loro per ripartire proprio da quelle che sono le basi della nostra parrocchia, dal futuro e quindi dai giovani. Io sottolineerò particolarmente il fatto che lei era una donna, era una sposa ed era una madre. Tre aspetti fondamentali della figura di Santa Rita che l'hanno caratterizzata e che sono per noi anche un punto di riferimento, non solo per tutte le donne ovviamente, ma anche per tutti noi. La santità sua è stata la santità della porta accanto, nel senso, come dice Papa Francesco, di quei santi che sono quotidiani, non sono straordinari, diciamo, no? E lei, ecco, ha vissuto la sua vita giorno per giorno con tutte le tribolazioni, le difficoltà che ha dovuto superare, sempre con tanta fede, con tanta pazienza, con tanta misericordia anche verso il marito, che sappiamo non era poi uno stinco di santo, anzi tutt'altro, e anche e soprattutto nella morte dei figli. Ha saputo sempre accettare e dire un po' come Maria Santissima sotto la croce: ti offro anche i miei figli per la salvezza mia, della mia famiglia e del mondo intero. Sono appunto i giovani che finalmente appunto rivediamo, ma diciamo che ci siamo visti, abbiamo mantenuto i contatti durante questo periodo, anche attraverso degli incontri che abbiamo fatto insieme, tramite degli incontri appunto online, abbiamo continuato a fare le nostre attività e appunto i giovani saranno presenti e ci daranno una mano, faranno dei servizi appunto durante la celebrazione, come l'accensione di questo candelabro e, oltre che alla lettura, ci daranno una mano appunto alla lettura della liturgia e ci sono anche i chirichetti, i più giovani appunto della parrocchia. Quindi una santa che merita di essere soprattutto imitata, ma soprattutto anche accolta, e merita anche la nostra preghiera, perché insomma, vicino a Dio, lei che ha vissuto tante situazioni difficili, possa aiutare le nostre famiglie in questo momento, possa aiutare i ragazzi, possa aiutare gli anziani, possa aiutare tutta la comunità cristiana a guardare avanti con serenità, come ha fatto lei, con fiducia e speranza nel Signore.